quando parliamo di mafia, di malavita, molto spesso in maniera erronea pensiamo che sia un fenomeno circoscritto anche a livello, se non soprattutto a livello geografico. Parliamo ad esempio di Cosa Nostra, dell'Andrangheta calabrese, della Sacra Corona Unita pugliese, della Camorra, l'anonima Sequestri Sarda, se vogliamo anche la Banda della Magliana a Roma. Ma commettiamo un errore, perché in realtà il fenomeno malavitoso non conosce confini. La dimostrazione la vediamo un po' indietro nel tempo. Pensate a Milano, una grande metropoli, una metropoli brulicante come un formicaio, una metropoli che si sviluppa nel secondo dopoguerra attorno al boom economico, al rilancio dell'economia italiana e anche alla sensazione di benessere diffuso nella società. Una sensazione che si accompagna a nuovi bisogni della società, a nuovi bisogni tra cui lo svago, il divertimento, che non è esclusivamente la discoteca, che negli anni 60 ancora non esiste propriamente, ci sono alcuni locali, o il ristorante o la sala giochi. Ci sono anche altri tipi di svago, come ad esempio il gioco d'azzardo, che all'epoca però era completamente illegale e veniva gestito in maniera sotterranea, nelle cosiddette bische clandestine. Ed è proprio in questa Milano un po' sotterranea, che tutti conoscono, perché è difficile trovare un milanese che non sappia dove ci fosse all'epoca una bisca clandestina, ma che, di cui nessuno parla, che si sviluppa la nostra storia. Una storia che parla di gangster, un po' come se fossimo nella Chicago di Al Capone degli anni 30, perché si spara, si uccide, ci si minaccia e molto, molto altro ancora. E vede protagonisti in scena due uomini contrapposti. Da un lato abbiamo il bel René, un nomignolo archiviato dalla stampa, ma che il protagonista detesta sinceramente. E dall'altro abbiamo Francis. Parliamo di Renato Vallantasca e di Francesco Francis Turatello. Sono due caratteri opposti, due uomini non esattamente coetanei, Turatello classe 1944, Vallantasca classe 1950, ma che a un certo punto vedono le loro strade intrecciarsi, anzi scontrarsi in maniera netta. Vallantasca è il capo della cosiddetta banda della Comasina, un gruppo criminale, un gruppo di fuoco che fa il suo apprendistato a fine anni 60 e ottiene i primi grandi successi, ovviamente in ambito criminale, all'inizio degli anni 70. Turatello è un qualcosa di diverso, a parte il fatto che sul suo conto girano diverse voci, si dice che sia addirittura il figlio illegittimo del boss mafioso Frank Tredita Coppola, voci che tra l'altro non troveranno mai conferma. È figlio di una sarta di Asiago, è nato appunto ad Asiago in Veneto durante la guerra, quando la madre era tornata al paese per diciamo sfuggire alle ristrettezze della guerra, e è cresciuto però a Milano dove Francis Turatello negli anni 60 stringe un sodalizio criminale con dei catanesi emigrati al nord, arrivati con il famoso fenomeno migratorio verso il benessere rappresentato dal nord Italia. Ebbene, Francis Turatello mette in piedi una vera e propria organizzazione criminale dedita principalmente al controllo di due traffici molto lucrosi. Uno è quello delle bische clandestine, i luoghi dove si gioca d'azzardo di nascosto ovviamente dallo Stato, e l'altro è quello del controllo della prostituzione, che dopo il 1957, con la chiusura dei casini, dei bordelli, con la legge Merlin, diventa un business né bianco né nero, diremmo grigio, ma in cui i malavitosi possono attingere il becco con la possibilità di accumulare ingenti ricchezze. Dall'altra parte, dicevamo, c'è la banda della Comasina. La banda della Comasina che non si basa sulle bische e neanche sul controllo della prostituzione. La banda della Comasina spara e rapina. Rapina principalmente supermercati e furgoni di trasporto valori. Sono ovviamente delle attività criminali più basilari, ma che fruttano un bel po' di soldi. Ed è naturale che quelli che vengono ritenuti nell'ambiente i due re della notte di Milano, della notte criminale di Milano, cioè Renato Vallantasca e Francis Turatello, a un certo punto entrino in conflitto. Non si piacciono.
Questo è poco ma sicuro. Anzi, a un certo punto le rispettive bande arrivano quasi a sfidarsi. Lo stesso Francis Turatello subisce una rapina all'interno di una delle sue viste, un qualcosa che vive come un affronto personale. Renato Balanzasca nel 1972, pochi giorni dopo una lucrosa rapina a un supermercato, finisce per la prima volta in carcere. Ha appena 22 anni, è molto giovane, però è già un nome rispettato. Dal carcere esce nel giro di un paio d'anni, per, tra l'altro, non certo per buona condotta o per proscioglimento, ma perché finge una malattia, ingerisce delle uova marce, inala del propano, si inietta nel sangue dell'urina, proprio per farsi trasferire a un ospedale e di qui scappare. Riprende in mano il controllo della banda della Comasina, entra ovviamente in clandestinità perché sulla sua testa c'è un mandato di cattura emesso dalla magistratura, e decide di diversificare la propria attività dandosi anche a un altro business piuttosto lucroso della malavita, quello dei sequestri di persona. La banda della Comasina in quegli anni sequestra principalmente grossi imprenditori o familiari di questi imprenditori per ottenere dei riscatti e decisamente incamera ulteriori ricchezze. In questo periodo però a Renato Balanzasca capita qualche, diremmo, infortunio sul lavoro, qualche inciampo. Si tratta di morti e per una banda criminale un morto ammazzato, non della propria banda ma un innocente piuttosto che un agente di polizia, rappresenta un bel inciampo, perché da quel momento in avanti la caccia alla banda della Comasina diventa sempre più serrata. Tra l'altro degli omicidi si assumerà la responsabilità sempre Balanzasca, operando quello che è un po' il codice d'onore tra i malavitosi, quello di non tradire mai i propri compagni, anche se non si è direttamente responsabili di aver premuto il grilletto. Muoiono in quegli anni un impiegato di banca, muoiono diversi poliziotti, due al casello autostradale di Dalmine, a un posto di blocco dove l'auto che vede a bordo anche Balanzasca viene fermata e nasce una sparatoria, due agenti restano sul terreno assieme a Tonino Furiato, l'autista della banda, che muore anche lui colpito al cuore. Invece per quello che riguarda Renato Balanzasca viene colpito a un gluteo, a una coscia, ha una ferita piuttosto grave, viene portato a Roma, siamo nel febbraio del 1977, e a Roma verrà arrestato. Mi dici perché sei venuto a Roma? Ti piace la città, non mi credi? Sono innamoratissimo di Roma. La ragazza chi è? La ragazza che stava con te? C'era una ragazza, non me ne ero accorto. Tra l'altro l'arresto di Renato Balanzasca, qualcuno dice che si possa essere una sorta di trappola o un tradimento proprio da parte di Francis Turatello. Perché? Perché Turatello ha tanti amici a Roma. Tanto per dirne uno, Albert Bergamelli, il capo delle 3B del clan dei Marsigliesi, l'uomo che terrorizza Roma anche lì con i sequestri di persona. Oltre a Albert Bergamelli c'è un altro amico a Roma di Francis Turatello, Er Camaleonte, Danilo Abbruciati, quello che poi diverrà un boss della banda della Magliana. Quindi gira voce insistente che Renato sia stato portato a Roma per fungere da esca in una trappola che si chiude su di lui e lo porta in carcere. Ma nemmeno Turatello se la passa troppo bene, perché anche lui a un certo punto viene arrestato. D'altronde le sue attività sono note, si sa bene cosa fa nella vita, non fa certo l'imprenditore, né il commesso, né l'operaio, sono tutti che un gangster. A un certo punto finisce dentro. E quello è l'inizio dei problemi per Francis Turatello, perché il suo potere si regge finché al di fuori del carcere, oltre che dentro il carcere, è temuto, rispettato e quindi trattato come un capo. Qualcuno sotto di lui non ha più voglia di essere comandato. Questo qualcuno si chiama Angelo Epaminonda, per tutti viene chiamato il Tebano, perché il cognome rimanda a Epaminonda da Tebe, uno scrittore militare dell'antica Grecia. Il Tebano, Angelo Epaminonda, è un luogotenente di Francis Turatello e quando il boss finisce in carcere, dopo aver inizialmente obbedito alle sue direttive, si ribella. E si ribella in maniera piuttosto originale, fa uccidere l'avvocato di Turatello, manda un messaggio al boss, vuol dire da questo momento
tu magari manderai in carcere, ma fuori sono io a dettare le condizioni. E Angelo e Epaminonda da quel momento non solo prende in mano tutto l'impero curatello, quindi le bische e il traffico della prostituzione, ma si butta nel traffico di cocaina, che è un qualcosa che sta invadendo tutto il nord Italia, sempre alla ricerca di quel senso smodato di benessere, la ricerca di un piacere ulteriore da parte delle classi più agiate, ma anche in una faida col clan Mirabella, un altro clan di natura meridionale, sono tutti catanesi, che era arrivato a Milano inizialmente per appoggiare il curatello e poi per diventare un vero e proprio rivale. Si spara nelle strade di Milano, si spara per uccidere, e restano sul terreno sia Novalanza, i soldati delle famiglie mafiose, ma anche alcuni boss, non Angelo Epaminonda, che riesce sempre a fuggire sia dagli agguati che lui stesso tende, sia alle ricerche da parte della polizia, dei carabinieri e anche dei suoi rivali del clan Mirabella. Intanto in carcere, a sorpresa, si sviluppa una curiosa alleanza, perché d'altronde Francis Turatello si rende perfettamente conto di essere stato raggirato dal suo ex dipendente, capisce che ha bisogno di nuovi alleati, di nuovi supporti, e li cerca e li trova proprio in Renato Vallantasca. Un qualcosa che sembrava impossibile si realizza, l'alleanza tra i due ex signori del crimine. Questo è un po' un modo per far capire, sia all'interno ma soprattutto all'esterno del carcere, che non c'è più un'animosità fra i due, anzi potrebbero addirittura collaborare tra loro non appena riusciranno a uscire di prigione. L'alleanza viene stipulata con un matrimonio, non un matrimonio chiaramente tra detenuti, ma tra Renato Vallantasca e una delle tante ragazze che, un po' attirate dal fascino tenebroso di Vallantasca stesso, che comunque è un bel ragazzo, quindi interessa moltissimo alle ragazze, e un po' per il suo passato criminale da bello tenebroso e soprattutto impossibile, insomma, attira l'interesse femminile. Arrivano ogni giorno centinaia di lettere da spasimanti, anche da donne sposate. Vallantasca ne sceglie una ragazza nubile, e decide di sposarla. Testimone di nozze è Albert Bergamelli, l'ex capo del clan dei Marsigliesi, compare Zanelli è Francis Turatello. Le foto della cerimonia in carcere, tra l'altro cerimonia spazzosa, incredibile se si pensa che è ufficiata all'interno di una galera, arrivano addirittura ai rotocalchi rosa, cosa che fa scandalo. E effettivamente qualcosa avviene nella malavita, perché da quel momento in avanti si capisce che forse Francis Turatello non è più così isolato, che forse Renato Vallantasca non ha perso nulla venendo imprigionato, ma forse non è così. Lo si capisce poco tempo dopo il matrimonio di Renato Vallantasca, lo si capisce il 17 agosto 1981 in un carcere, quello di massima sicurezza di Badue Carros, vicino Nuoro, in Sardegna. Durante l'ora d'aria, quattro detenuti capeggiati dal camorrista Pasquale Barra, detto O Animale, nome che dice davvero tutto, circondano Francis Turatello, lo immobilizzano e con delle lame di fortuna gli sventrano la pancia, lo uccidono in maniera veramente efferata. Viene tutto sotto gli occhi di un amico di Francis Turatello, il terrorista Nero Pierluigi Pocutelli, che non ha nemmeno il tempo di reagire, di prestare soccorso all'amico che muore. Un anno dopo, nel fine agosto del 1982, muore anche Albert Bergamelli, ucciso anche lui in carcere da un detenuto comune. E sulla morte di questi due ex signori del crimine si fanno tante speculazioni, perché non si capisce chi possa avere dato l'ordine. Gli interessi sono tanti, d'altronde, far fuori Turatello vuol dire prenderne definitivamente il posto a Milano. C'è chi dice che l'ordine sia arrivato da Epaminonda, che smentisce. C'è chi dice che l'ordine sia arrivato da Pele Cutolo, il capo di Pasquale Barra o Animale, perché Turatello avrebbe commesso uno sgarro proprio ad alcuni camorristi. C'è chi dice addirittura, ipotesi abbastanza fantasiosa, che
a causa delle sue amicizie con Pomputelli e con altri detenuti neofascisti, l'uccisione di Turatello sia stato un prezzo da pagare per favorire la trattativa tra le Brigate Rosse, la Camorra e la DC per la liberazione di Ciro Cirillo, l'assessore rapito a Napoli da un comando delle BR e poi liberato con un riscatto miliardario. Sono tante possibili verità, nessuna assoluta, nessuna certa al 100%. Chissà dove sta la verità sulla morte di Turatello, così come non si sa esattamente il motivo dietro l'uccisione di Albert Bergamelli. Chi sopravvive è Renato Valantasca, che poco tempo dopo l'uccisione di Turatello mette in scena una prima grande evasione dopo averla tentata in precedenza da San Vittore il 28 aprile del 1980. Qualche tempo dopo evade dal carcere di un trasferimento proprio verso la Sardegna, approfittando dell'ingenuità della sua scorta tra i giovani carabinieri che finiranno tra l'altro sotto inchiesta. La fuga di Renato Vallantasca dura qualche settimana, il tempo di provare a cambiare i connotati, cercare di recuperare un po' di soldi, contattare i vecchi soci, addirittura rilasciare un'intervista radiofonica, anche questo, finché non viene pizzicato a un posto di blocco a Grado, in Friuli. Renato Vallantasca tornerà in carcere, proverà altre volte a evadere, finché a metà anni 90 farà una dichiarazione e dirà che ha sepolto per sempre l'ascia di guerra, non vuole più sfidare apertamente lo Stato. In realtà avrà altri problemi ancora, anche dopo aver ottenuto la semilibertà. Angelo Epaminonda invece, fino al 1984, è un boss, controlla tutto, controlla la prostituzione, le bische e soprattutto il traffico di cocaina. La sua guerra contro il clan Mirabella lo porta a una posizione quasi da vincitore, se non che a un certo punto anche lui viene catturato. Uno dei suoi tirapiedi è arrestato dalla polizia, che rivela e riesce a estorcere a questo tirapiedi sia il nascondiglio che la parola d'ordine in dialetto catanese per entrare nel nascondiglio di Epaminonda, che viene appunto catturato senza sparare nemmeno un colpo. Da quel momento Angelo Epaminonda diventa il primo storico collaboratore di giustizia di mafia al nord Italia. Epaminonda parlerà per tanto tempo, parlerà dei suoi rapporti con Turatello, negando ogni addebito nella sua morte violenta, parlerà della gestione delle bische, del traffico di droga che arrivava dalla Sicilia e dalla Campania, parlerà di tante cose fino al 2016, quando morirà per un tumore inoperabile, quindi qualcosa che purtroppo lo porterà ovviamente a una fine, diciamo, prematura. Ma Angelo Epaminonda non verrà mai graziato, dovrà comunque scontare una pena, 30 anni di carcere ottiene grazie anche ai benefici chiaramente di legge, che ovviamente sconterà fino a un certo punto, perché poi la malattia insorgerà. È un affresco molto particolare quello della Milano criminale, è una Milano criminale che ogni tanto riaffiora. Avremo modo di sentire più volte il nome di Vallantasca come presunto responsabile di qualcosa, o addirittura come modello da emulare per giovani malavitosi. La figura di Turatello rientrerà in gioco nel periodo della Banda della Magliana, all'epoca in cui il suo vecchio amico Danilo Abruciati salirà a Milano nella primavera dell'82 per tendere un agguato al vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone, agguato che si rivelerà fatale per lo stesso Abruciati. Si parlerà ancora di Turatello nel corso dei processi alla Banda della Magliana, quando si scoprirà che i boss andavano in trasferta a Milano per parlare con Epaminonda e con gli altri membri del clan Turatello per questioni di traffico di droga, ma anche per il riciclaggio del denaro sporco. Insomma, è una vicenda parecchio intricata, e che guardarla oggi
che sono passati oltre 40 anni da quel periodo che sembra tanto lontano, ci sembra quasi un far west all'italiana, o appunto una Chicago anni 30 portata in Italia negli anni 70, quando sembrava che il nemico fosse solo il terrorista. In realtà non era così, c'era anche un sottobosco a volte sottovalutato, in cui si smerciava droga, in cui si scommetteva d'azzardo, in cui si taglieggiavano le prostitute e in cui c'era chi con la violenza o con la persuasione o con tutti e due riusciva a dominare un'intera città. Sì, però non cominciamo così, se no me ne vado, io a voi non ho niente da dire, insomma a me non interessa parlare con voi, non so se mi sono spiegato, e quindi allora dico o mi fate parlare e mi fate parlare, mi fate dire anche quello che devo dire, anche se è quello che non vi interessa, se è quello che non mi volete sentire dire, se no prendo e me ne vado, il processo lo fate per...